Bentornati sul canale, è un po' che non ci si vede e oggi vi porto un drone molto molto particolare. Ma prima di vederlo vi racconto un attimino un aneddoto perché c'è un motivo per cui sono arrivato a conoscere questo drone e il motivo è un po' triste, ovvero ho perso il mio mini long range, state vedendo di guerra in questo momento e è andato giù, il sole stava calando, io sono partito senza fargli prendere il fix dell'on point perché avevo paura che la luce andasse via, era una linea che avevo già fatto altre volte totalmente in VLOS e ero tranquillo che il drone non avrebbe avuto problemi e anche il mio link quality in SD 99 fisso, no? Quindi ero tranquillo, invece all'improvviso sgancia e casca e come avete visto nel video è ancora lassù dopo 2 mesi ormai dall'incidente. E in realtà poi attraverso i log della radio ho visto che effettivamente il mio link quality stava calando vistosamente, ma in OSD non l'ho visto, quindi devo capire cosa è andato storto, perché è l'unico drone su cui mi abbia mai fatto una cosa del genere. Ma non è detto che da certe cose poi da certi episodi non si scopra qualcosa di nuovo, qualcosa di forse anche migliore, per quanto leggermente diverso. Ed è per questo che oggi sono qui per parlarvi di questo. E no, non è una scatoletta e basta, ma qui dentro c'è un drone. In particolare c'è lui, il Baby Frog di FireFrames, con annessa GoPro Naked. Ma questa mettiamo un attimo da parte perché siamo qua per parlare del drone e come potete vedere la particolarità di questo drone è che è pieghevole. Quindi, fondamentalmente è sempre un mini long range, quindi classe 5 pollici ultra light, esiste anche in versione 4 pollici, ma io ho voluto appositamente testare il 5 proprio per fare un paragone con il mio vecchio mini long range, che però ha il vantaggio, come vedete, di occupare davvero pochissimo spazio. Addirittura io lo posso infilare qui dentro, in questo modo rimane protetto, le eliche rimangono protette anche nel caso in cui lo mettessi dentro lo zaino, anzi, ormai lo metto sempre dentro lo zaino. E questo diciamo che è lo step successivo rispetto a quello che già vi spiegavo nel video del mini long, ovvero la ricerca di un setup il più compatto possibile per le giornate di trekking. L'unica cosa che mi mancava era proprio un drone pieghevole da poter infilare dentro lo zaino, che quindi non rimanesse appeso fuori, esposto alla pioggia, piuttosto che ai rami in cui il mini long si impigliava spesso, soprattutto quando camminavo nei boschi, quindi questo diciamo che ha il potenziale per non solo riprendere con la formula, ma addirittura per migliorarla, portarla ad un livello praticamente definitivo, perché oltre a questo non vedo modi per renderlo ancora più facilmente trasportabile. Partiamo subito vedendo come si apre, perché a prima vista sicuramente vi verrà da dire, ma il sistema di lock dei bracci è sicuro, cioè non è che poi in volo si muovono, è assolutamente sicurissimo. Vi faccio vedere intanto come si apre. 1, 2. Poi a questo punto bisogna spingere, i bracci si incastrano, vedete che non si muove, dovete proprio dargliela bella secca, ma difficilmente prenderete una botta tale. A questo punto aprite i braccetti posteriori, tirate su il mount GoPro, l'antenna FPV e via. Il drone è pronto, quindi veramente comodissimo. Davvero, io mi sto trovando molto bene da questo punto di vista, il mio setup già era comodo prima, adesso è veramente minimo perché con questo drone, la Tango 2 Pro, che c'ha anche gli stick pieghevoli, i goggles DJI 3 Lion, io sono a posto per una giornata di volo e addirittura nello zaino mi ci sta anche il Mavic, o meglio il DJI Air 2S, la Sony, che è quella con cui sto filmando adesso. E ho ancora tanto spazio per cibo, vestiti, acqua, cose anche un pochino più importanti, diciamo, quando si va a camminare rispetto al semplice drone. Ho aspettato un po' a fare questa review perché volevo testarlo bene. Perché comunque a primo impatto l'idea mi gasava tantissimo, ma c'erano alcune cose che non mi convincevano. In particolare io tendo sempre a fare il paragone col mini long perché era veramente un signor drone, secondo me mi trovo proprio bene, era fatto apposta dal mio stile di volo. Questo diciamo che, questo ecco preciso, è la versione Bind and Fly, quindi esattamente come l'ha pensata Andrea Farina, e quindi è un drone diciamo pensato sulle esigenze di un'altra persona,
e volevo vedere quanto si avvicinasse effettivamente anche al mio stile di volo, alle mie di esigenze, non solo in termini di spazio, ma proprio in termini di performance. E quindi alcune cose non mi convincevano da subito, e per cui ho preferito, ecco, aspettare un po' di tempo, portarlo almeno 2 o 3 volte in montagna, lanciarlo bello lontano, perché questo drone ha già fatto più di 3 km, andata e ritorno, e ne aveva ancora, quindi l'autonomia, state tranquilli, che è veramente un qualcosa di stupendo, volate fino ad annoiarvi praticamente. E vi dicevo, quindi volevo testarlo per bene, ecco, prima di portare un video qua sul canale. Cominciamo quindi parlando di un pochino quelli che sono i componenti utilizzati per questo drone. Vi ripeto, questa è la build Bind and Fly, quindi già assemblata dai ragazzi di Fine Frames. Poi, volendo, potete comprare solo il telaio e assemblarlo come preferite. Diciamo che la loro configurazione si basa su un drone un po' più leggero di quello che era il mio Mini Long. Quindi abbiamo una scheda AIO F7 con ESC da 35 A fino a 6S, ma vi dico già che il drone è pensato per l'utilizzo con 4S da 850 mAh o 3000 mAh, in quel caso Lion, l'850 invece LiPo. I motori sono dei 1504.5 e qua dovremmo parlarne, perché la combinazione motore elica è quella che mi dava più dubbi, e non è che mi abbia deluso, assolutamente sono soddisfatto, però bisogna un attimino fare una distinzione rispetto a quello che era invece il mio setup sul Mini Long. Poi vi dicevo, questo è il setup HD, e quindi abbiamo una Caddx Vista con camera Nebula Pro, e infatti qualità d'immagine top, e qua dietro abbiamo un'antenna della TrueSC con tanto di GPS. La differenza principale con Mini Long è che questo è un drone che, invece che essere pensato per essere anche un po' ridondante, diciamo, a livello di potenza, anche a livello di motore, perché il Mini Long aveva i 2004, che effettivamente forse sono anche abbastanza grossi, no? Come motore, un po' la stessa cosa di un 2806.5 su un 7 pollici. Andrea è andato un po' in direzione opposta, dicendo: facciamo un drone più leggero, un po' più efficiente, e ci mettiamo dei motori un po' più piccoli con delle bipala invece che del tripala. Questa scelta, dicevo, proprio in ottica di avere dei consumi più bassi. Infatti questo drone, nel momento in cui andate praticamente in salita verticale, no? Comunque siete in condizioni di poca efficienza, in media tira su una quindicina di ampere, che, capite bene, per una 4S Lion è tanta roba, no? La Lion comunque ha una trentina di ampere di scarica, e questo ci sta tranquillamente sotto. E infatti anche l'autonomia è notevole. Vi dicevo, io ci ho fatto 3 km andata e ritorno con 1 migliaio di metri di dislivello, e avevo ancora batteria. Infatti poi c'era un'altra montagna, sono salito anche su da quella montagna per un altro chilometro, sono tornato giù, quindi 4 km andata e ritorno e 1000 metri qualcosa di dislivello, anche di più se vi giocate la batteria, ce li avete. Ovviamente, essendo il drone pensato per gli Ion, i motori sono anche ad alti kV, quindi sono dei 2650 kV, e non soffrono di quel problema che vi dicevo nel video del Mini Long, ovvero che quando la Lion inizia a scendere di voltaggio parecchio, il motore si sente castrato. Ecco, questo assolutamente no, perché ovviamente alti kV, per quanto la Lion scenda di voltaggio, il motore rimane sempre bello e responsivo, e nel momento in cui dobbiamo riprenderci da un dive, il drone ci dà subito quello che serve in termini proprio di reattività. La differenza è che ovviamente usando le Lion i motori sono, diciamo, giusti, no? Non sono leggermente sovradimensionati, ma sono giusti. In accoppiata delle bipala e delle tripala sentiamo un po' meno potenza. Il Mini Long era più un racer quasi, proprio anche nell'assetto, nel modo in cui si portava. Era un po' più loccato, soprattutto durante i dive, e lo sentivo proprio più, aveva più grip, se si può dire, sull'aereo. Questo è un ottimo cruiser, secondo me, per i voli in cresta è veramente epico. Si vola benissimo, proprio morbido, bello smooth, è veramente piacevole. Per quanto io vi dico, ho provato questa versione che ha il tuning che non è stato ancora ottimizzato per le 4S3000, è ottimizzato sulle 854S, e quindi avevo in fase di salita soprattutto qualche oscillazione sul pitch, ma ho già parlato con Andrea e stanno facendo un doppio perfilo PID, quindi deve arrivare sia col perfilo PID per le 850 LiPo sia per le 3000 Lion. E quindi, mettendo qua l'altro profilo, probabilmente avremo le più un po' più alte, risulterà essere più loccato e non avremo quel problema lì. Un'altra cosa che mi dava qualche dubbio, dubbi che in questo caso sono stati purtroppo confermati, è il fatto che, come dicevo, il drone viene dato per un doppio utilizzo, sia con batterie 850 4S sia con batterie 3000 4S.
Con l'850 vengono dichiarati dei tempi di volo assolutamente notevoli, che per carità sono sicuramente veritieri, sicuramente testati, non lo metto in dubbio, ma in condizioni decisamente più tranquille di quella che è la montagna. Dico, io provandolo in montagna con un 850 sono arrivato a malapena a toccare il chilometro e un 500-600 metri di dislivello, dopodiché sono dovuto tornare indietro, proprio perché un po' voi le mie 850 non sono più nuovissime, per carità. Però comunque non hanno abbastanza capacità per sopportare anche un volo di quel tipo, dove comunque durante la salita si consuma parecchio. Quindi se volate in montagna, il mio consiglio è di usare le 4S Lion, e con quelle lì assolutamente non avete alcun tipo di problema. Ricollegandoci al discorso di prima dei motori, quindi del concetto in generale di questo drone un po' più cruiser, un pochino meno aggressivo, arriviamo anche alla frontiera, quella che è la problematica del vento che già aveva dato qualche problema al Mini Long. Devo dire che su questo, ovviamente, avendo un po' meno potenza a disposizione, il problema risulta essere accentuato. Vi dicevo, più un cruiser che un racer adattato non ha quella forza bruta anche per sopravvivere a raffiche molto intense, quindi se ve lo portate dietro tenete conto che appunto non deve esserci un vento eccessivo in questo, ovviamente qualche scossone lo può tranquillamente subire, nessun problema, però non deve essere una cosa prolungata, cioè arrivate su, vedete che c'è troppo vento, girate e tornate alla base. Quindi sulla base di tutto quello che ci siamo detti, la solita domanda, ovvero per chi è questo drone, a chi mi sento di consigliare questo drone? E il discorso è un po' lo stesso del Mini Long, anzi qua è ancora più estremizzato, nel senso, se siete persone che vanno a fare trekking in montagna, vanno a camminare, vogliono un setup leggero, compatto, facile da trasportare, questa assolutamente è un'ottima alternativa, forse una delle migliori sul mercato, se non la migliore, perché comunque carbonio di qualità, il drone non ha risonanze strane, vibrazioni strane. Se prendete Bind and Fly, dicevo, questa è una buona configurazione, comunque è assolutamente un piacere volarci. In alternativa potete prendervi comunque il telaio e farlo magari, non so, a 6S con dei motori 2004, emulando un po' quindi quello che era il Mini Long. Quindi il target è sempre quello alla fine. Ovviamente se volate in condizioni estreme con venti molto forti, come tutti i droni della categoria, questo patisce, e visto il setup di eliche e motori probabilmente patisce anche un po' di più. Quindi da quel punto di vista dovete solo avere quella correttezza, ma se andate a fare trekking in montagna, io dico sempre, è difficile che andiate in una giornata dove c'è pioggia, vento forte, quindi solitamente le giornate in cui si va a camminare sono ideali, per cui se andate a camminare, questo assolutamente tenetelo in considerazione, veramente mi è piaciuto tanto e continuerò ad usarlo. Infatti questo probabilmente diventa il mio drone principale per quando vado a fare trekking, veramente di una comodità assurda. Lo so che ho detto mille volte che è comodo, però lui fa proprio di questo il suo punto forte e lo fa davvero bene, con un sistema di appunto apertura e chiusura che è semplicissimo, super intuitivo, ma allo stesso tempo davvero solido e robusto, perché comunque i braccetti restano in posizione, non abbiamo vibrazioni strane e come potete vedere è veramente rapido e facile da richiudere. Spero che il video vi sia piaciuto, nel caso fosse così vi invito come sempre a lasciare un like e iscrivervi al canale. Scrivetemi anche qua sotto nei commenti se avete già avuto modo di provare questo drone, se magari l'avete già adocchiato e siete interessati magari ad acquistarlo. Nel caso trovate come sempre il link qua sotto in descrizione. In questo caso non è un link affiliato, ve lo dico. Mi piace però supportare gli italiani, i ragazzi italiani che si mettono in gioco, vogliono provare ad innovare, e secondo me qua Andrea e i ragazzi di Firenze Frames hanno veramente centrato l'obiettivo su una cosa che aspettavo da tanto tempo. Mi raccomando, state pronti, perché stanno per arrivare due video. Una mia fiorì di fine anno, l'altro sarà invece un video molto speciale che ho realizzato nelle Dolomiti a settembre. Ci ho voluto un po' editarlo, lo so, mi serviva un computer nuovo. Adesso che è arrivato il Mac che vedete lì dietro, sono finalmente riuscito a metterlo su. Quindi attivate la campanella, state pronti. Magari seguitemi anche su Instagram per rimanere aggiornati su quando li pubblicherò, perché comunque non manca molto, vi dicevo. E con questo vi do quindi appuntamento al prossimo video.